One Podcast. A Roma si può organizzare un evento sul futuro? La sfida di Rome Future Week con Michele Francese. Buongiorno e bentornati al caffettino, sono Mario Moroni e come ogni giorno, anche in questo martedì 12 settembre 2023, parliamo di innovazione. Oggi però c'è una sorpresa, piccola sorpresa, perché da tempo stavo ragionando nel potervi raccontare gli eventi a cui vado, gli eventi che in realtà mi rendono protagonisti, non necessariamente solo quelli dei brand, ma anche e soprattutto quelli un po' sperimentali, un po' pazzi, come quello di cui parliamo oggi, perché oggi parto da una provocazione. Si può organizzare un evento sull'innovazione sul futuro a Roma? Qualche tempo fa, sempre con Michele Francese, che ospite con noi, l'ideatore della Rome Future Week, parlavamo di Roma perché lo scorso anno abbiamo organizzato insieme anche il raduno della community del caffettino a Roma. Bene, con lui voglio capire che cosa sta succedendo questa settimana, perché è un'occasione più unica che rara e anche uno sforzo incredibile, perché si parla di un evento diffuso in tutta la città per la prima volta nella nostra capitale, a differenza di Milano che lo fa da tanto tempo. E quindi, Michele, che cosa succede questa settimana a Roma e perché è così importante? La risposta, Mario, è cosa non succede. Succedono tante di quelle cose che io ho veramente difficoltà a raccontartele, più di 250 iniziative in una settimana, una grandissima maratona di idee, di persone, di organizzazioni, come vedi anche dal mio affanno, insomma c'è veramente tanta roba da vedere in giro, talk, tavole rotonde, ma anche mostre, degustazioni, una città che assume un connotato completamente diverso rispetto, come dire, alla sonnacchiosa Roma a cui a volte siamo abituati. Ci troviamo in presenza di una città viva, in cui si parla di futuro, di innovazione e in cui si cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno. Che è una dei punti anche che ci piace, no? Dell'eterna primavera romana. Però io sto per arrivare, sto per venire lì, perché proprio oggi comincia tutta una serie di eventi e sarò, lo dico per gli ascoltatori del caffettino, magari c'è qualche amico romano dei dintorni, vuole venirmi a trovare, sarò in una cornice stupenda a parlare con delle persone incredibili, anche se sai che sono sempre abbastanza critico sull'innovazione. Sì, lo so, forse sei anche troppo critico, dai, faccela fare un po' di innovazione pop. No, la cornice dove sei tu non solo è una cornice stupenda, perché siamo nella stazione Tiburtina, nella cornice proprio della Casa delle Tecnologie Emergenti, che è una cosa che il Comune di Roma ha voluto, diciamo, dare alla città, un posto bellissimo, più di 1000 metri quadri nel cuore della stazione, ma non è un luogo soltanto, è un luogo dove si terranno più di 40 iniziative, e quindi tu sai bene che dovrai stare sul palco come un pazzo a correre dietro a tutti quanti, e sarà proprio la nostra casa del futuro, l'abbiamo scelta come nostro headquarter in quella settimana, e si alterneranno CEO di grandi aziende ma anche di startup, ognuno vorrà portare una propria testimonianza legata al futuro, per cui sarà anche quella un'immersione pazzesca, diciamo un modo di guardare attraverso lo spioncino di tutto quello che accadrà nei prossimi anni, veramente da tutti i punti di vista, ecco, veramente una maratona, diciamo in uno spazio per assurdo piccolo ma super concentrata. Senti, Che cosa ha sbagliato Roma fino ad oggi? Cioè, nel senso, se siamo arrivati al 2023 a organizzare un evento del genere, tu ovviamente vedi sempre lungo, vedi sempre prima, però fino a qualche giorno fa si parlava solo esclusivamente di Milano e di qualche altra città in Italia. Ma cosa ha sbagliato Roma fino ad oggi? Guarda, secondo me non ha sbagliato moltissimo. Sicuramente si è arenata sul fatto che non si poteva fare un evento del genere, perché è chiaro che è molto faticoso, molto complesso, c'è tanto lavoro da fare e soprattutto c'è anche da scendere a qualche compromesso. Ma per compromesso sai cosa intendo? Anche semplicemente il fatto di mettersi in gioco e chiamare anche persone che non conosci, quindi mettere insieme teste diverse, organizzazioni diverse, parlare con tutti. E questo forse è una cosa che ci voleva una persona che non di Roma per mettersi a fare questa cosa. Però a parte questo, Roma ha tutti gli ingredienti per essere una città che è il cuore dell'innovazione, centri di ricerca, 17 università, solo il CNR, non so neanche più quanti istituti di ricerca a Roma, l'aerospazio, cioè ci sono interi settori che sono molto innovativi, e noi invece purtroppo spesso vediamo e amiamo anche raccontare solo la parte polverosa e
dalle logiche un po' strane, che pure per carità nella pubblica amministrazione c'è, però ti dico, ho visto anche tante esperienze di frontiera nella pubblica amministrazione che forse non mi aspettavo neanche io. Secondo te Poli, diciamo, Roma è, diciamo, la metafora dell'Italia, cioè per come la raccontiamo, ah bella, si mangia bene, si sta bene, però no, cioè sì. Fusionare, però è proprio la capitale. Sì, certo, ma d'altronde la capitale, insomma, come si dice, il pesce puzza sempre dalla testa, insomma, la capitale ha tutti i vizi e tutte le virtù in qualche modo esasperate, mentre Milano, sai, nella sua Milano è un po' più dritta, cioè Milano sai che da zero a dove arriva è quella, non ti sbagli. Roma non c'è, intanto non c'è una Roma. Tu pensa che una delle persone che sarà sul palco insieme a noi, che è la geografa Katie Lelo, ha individuato 7 città, ma proprio con i dati. Quindi lei ha visto che la città che sta a sud-est è completamente diversa, non solo nei modi di dire o nell'imitazione, sai, del pariolino rispetto al ragazzo di Roma Sud, ma completamente diverse come dati. C'è chi non si può spostare con la macchina, c'è chi ha i parchi e chi non ce ne ha, c'è chi ha problemi con l'immondizia e chi invece non ne ha, c'è chi ha tutti i centri di ricerca e chi invece deve fare 5 km per andare a trovare una scuola elementare. Purtroppo c'è tutto questo dentro un'unica città che deve convivere con questa sua incredibile confusione, ma anche bellezza e diversità. Senti Michele, tu stai organizzando un evento cosiddetto diffuso, no? Cioè, quindi non c'è un centro e un palco solo, ci sono tutta una serie di iniziative per lo più organizzate, auto-organizzate da altri organizzatori. Tu da organizzatore di eventi, che invece in realtà un evento diffuso non mi sembra che ci sia nel tuo pedigree fino ad ora, no? Non hai un po' paura di perdere le redini, che ognuno organizza quello che vuole organizzare, di perdere un po' l'identità? Guarda, questo è un po' come quando, non per dire che io sono il padre, loro sono i figli, ci mancherebbe, però un po' quando decidi di far uscire tuo figlio e di mandarlo da qualche parte in gita, non lo so, cioè è chiaro, tu gli puoi dare tutte le indicazioni che vuoi, ma poi lungo la strada troverà, cambierà, farà un po' di testa sua. E quindi noi è esattamente quello che abbiamo fatto, abbiamo cercato di dare agli organizzatori tutti gli strumenti per fare il massimo e dare il massimo, poi ognuno la interpreterà un po' come vorrà e noi dovremo essere bravi a raddrizzare dove è possibile, o semplicemente a chiudere un po' gli occhi e dire ok, purché si faccia, non possiamo stare proprio a guardare il pelo nell'uovo di 270 organizzatori. È un compromesso a cui devi scendere se vuoi fare questo tipo di evento. Bello, bello, interessante. Senti, che cosa si porta a casa una persona che oggi prende il treno come me o prende l'auto oppure è già lì a Roma e si deve spostare? Cosa si porta a casa in questa lunga settimana? Ricordiamo anche un po' quando comincia e quando finisce e dove può andare a trovare tutte le informazioni. 11-17 settembre, le informazioni sono tutte su www.romfutureweek.it. Quindi già da ieri c'è un movimento, ok? Assolutamente, assolutamente c'è un bel movimento, assolutamente, che abbiamo già visto ieri. E cosa si porta a casa? Secondo me, chi è di Roma si porta a casa prima di tutto un po' di coraggio e voglia di osare in più, se mi posso permettere, perché lo sto sentendo anche nelle parole dei romani, idea che si possa fare tutto anche a Roma. Da parte di chi viene da fuori, secondo me si porta la possibilità di fare veramente tanto networking, perché non è una fiera ma è un evento diffuso, la gente si potrà vedere la sera a cena, si potrà poi, insomma, non è che a Roma mancano le occasioni, diciamo, per vedersi, per mangiare insieme, tra l'altro con mappe che guidano tutti anche la sera per vedersi. Bello. E poi si porta a casa, secondo me, un'immersione, come dire, rapida, breve, ma intensa nel futuro, per cui poi non è il momento per approfondire un evento come questo, ma è il momento per acquisire, diciamo, delle mollichine che poi ti possono dare dei segnali di futuro importanti che poi tu chiaramente torni a casa e puoi approfondire per portarle per esempio nella tua azienda. Quindi sul sito trovate tutto e se volete anche scrivete a me, a Michele, che immagino sarai tranquillo, liberissimo, ma io guarderò, assolutamente. Io guarderò il mio Instagram, il mio LinkedIn, per cui anche sul canale Telegram Mario Moroni canale, magari se vogliamo vederci anche con gli amici del caffettino possiamo farlo, e cerchiamo anche in questo caso, secondo me Michele, di sperimentare un po', cioè di buttare il cuore oltre l'ostacolo per Roma. Assolutamente sì, e so che io cerco di farlo, ma so che sei anche tu così, perché tutte le avventure che abbiamo vissuto insieme sono sempre state all'insegna della sperimentazione e del ok, so più o meno dove voglio arrivare, non so esattamente il percorso, mi avvio e lungo la strada risolvo i problemi e cerco di capire anche se ho intrapreso una sperimentazione giusta. D'altronde, per uno come te che ha scritto startup di merda e social di merda, voglio dire, dei social,
lo so, alla fine dei social, sei uno che ama sperimentare, che ama anche guardare il lato, come dire, il lato nascosto delle cose, non solo quello, non quando una cosa è figa per tutti, tu sei pronto invece a guardarne anche l'aspetto controverso, se penso al metaverso, ai social, a tutte le cose di cui hai parlato, non solo nel caffettino ma anche durante gli eventi. Quindi questo spirito un po', come dire, di sperimentazione ma anche di saper criticare, secondo me è molto giusto, e noi siamo pronti anche a farci criticare, perché noi stessi dobbiamo imparare tanto quest'anno da questa iniziativa. Giusto. Grazie mille Michele, buon evento. Grazie a te, ciao Mario. Questo è il caffettino e io sono Mario Moroni. Se sei nei dintorni di Roma, questa settimana ci vediamo. Scrivimi sul canale Telegram Mario Moroni Canale o sul mio Instagram o sul mio LinkedIn Mario Moroni. Se ti è piaciuta questa puntata e vuoi altre puntate col caffettino due voci, metti 5 stelle a questo podcast, metti segui, attiva la campanellina per non perdere nessuna puntata. Ci vediamo a Roma oppure ci sentiamo domani mattina.